Buonasera a tutti da Gioia Emilia Romagna, siamo qui al mercatino in Viale Carducci a Cesenatico, conosciamo Vanni che fa questi disegni stupendi, ecco qua. Grazie, Vanni, grazie. Ciao Vanni. Buonasera. Buonasera, ci racconti la tua arte veramente simpatica? Sì. Vai, vieni qua davanti ai quadri, così ce li fai vedere. Dopo tanti anni che facevo, diciamo, il paesaggio, ho cominciato a fare delle nature morte e le nature morte non mi piacevano molto, erano molto tristi. Allora mi sono inventato i giocattoli. Nei miei quadri ci metto i giocattoli di tutti i tipi, dopo li cambio colore, cerco di rallegrarli, di farli più possibile allegri. Bella questa cosa, che devono essere allegri. Allegri. Poi nei quadri ci metto anche le favole. Ci metto la favola di Pinocchio, poi dopo... Facciamo vedere, allora, Pinocchio va! Pinocchio, che c'è il gatto e la volpe e i due carabinieri. Ecco. In questo quadro qui ci ho messo questo. Poi dopo in un altro quadro cambio i partecipanti, cioè i soggetti. Cambio i soggetti, poi non so, c'è questo suonatore che c'ha il tamburo. E sta suonando l'organetto. Mi è piaciuto questo personaggio perché è reale, è un personaggio reale, e io l'ho messo assieme ai miei giocattoli. Bellissimi. Poi ci metto un po' di tutto, via. E da quanti anni quindi hai iniziato a cambiare questa tecnica? Dalla natura morta al diverso? Una decina d'anni. Prima facevo altre cose, concorsi, mostre varie, così mi dilettavo, poi sono fermato in questa cosa qui. E un'altra cosa, un altro particolare, ecco. Ogni quadro c'è il logo, la firma, che è una civetta. Ah, quindi ogni quadro, sì, cioè, qui? Perché la civetta? Sì, perché è vero. Io sono della contrada della civetta. Te sei? Della contrada della civetta. Ah, sei della contrada della civetta. Cos'è la contrada della civetta? La contrada della civetta è una contrada di Siena che è molto piccola. E i miei avi, ecco, sono perpignani, vengono tutti da Siena. Allora io ho fatto una ricerca e dopo mi sono iscritto alla contrada della civetta e la sostengo un qualche obolo, diciamo, perché deve vincere. Perché fa anche proprio il paglio. Sì, quindi fa il paglio. Quest'anno ha corso il paglio del 2 luglio, ha corso. Non è arrivata bene, però dai. Dai, magari. Però cosa è stato? Non l'anno scorso, ma l'anno prima ha vinto il paglio. Ah, ok, allora forza civetta. Ok, stasera finisci questo quadro qui? Sì, perfetto. Quadro. E poi cosa fai? Ho visto che anche delle scatoline e poi anche porta... Gli attaccapanni. Gli attaccapanni. Questi sono attaccapanni vecchi, sì? Che ho trovato nel mercatino e li ho ripuliti. Cioè, rallegrati, diciamo così. Ok, allora Vanni, grazie di averci raccontato. Buona serata e buon lavoro. Grazie. Buonasera a tutti. Ciao. Buon lavoro. Ciao.